questi servizi. Erano preoccupati all'ufficio dei servizi educativi del comune di Fano che sino a poche settimane fa, in chiusura di bilancio, non avevano la certezza di poter garantire i servizi estivi di nidi e materne. Un dubbio che è nato anche alla luce di minori trasferimenti da parte della Regione Marche e invece oggi l'assessore Samuele Mascarin li ha confermati e annunciati in una conferenza stampa avvenuta nella Sala della Concordia del municipio fanese. I servizi di nido e di materne estivi saranno ospitati presso la struttura comunale dell'asilo Galizzi, in centro storico, dal 4 di luglio al 5 di agosto. Ci sarà una disponibilità per 80 bambine e bambini, divisi in una sezione primavera per bambine e bambini dai 2 ai 3 anni e 3 sezioni invece di scuola dell'infanzia, quindi per bambini dai 4 ai 6 anni. Il progetto denominato L'estate in città, organizzato insieme alla cooperativa sociale Labirinto, garantisce il servizio da lunedì al venerdì, dalle 8 alle ore 16, con una retta di 50 euro a settimana. Le iscrizioni si prenderanno presso gli uffici dei servizi educativi, come sempre in via Vitruvio numero 7, e le iscrizioni si apriranno il 16 di maggio e si concluderanno invece il 31 di maggio. Quindi è una buona notizia perché riusciamo a garantire questi due importanti servizi, soprattutto per le famiglie dei lavoratori, e a farlo nonostante una serie di minori risorse a disposizione e nonostante anche il fatto che quest'anno la struttura che solitamente ospitava il nido estivo, quindi il grillo, sarà interessato da un cantiere proprio per la riqualificazione dell'intero immobile. Invece riusciamo a garantire questi servizi e a farlo anche con un progetto educativo e pedagogico assolutamente di spessore e di valore.